Robby, se vuoi. Ci può? Prego, prego. Vai, puttana, che emozione, ragazzi. Ci vuole concentrazione. Aspetta, non posso sbagliare. C'è la mia foto col mio nome che mi ingasso? Sì! Okay. Puttana. Benvenuto. Allora, come prego qua. Grande. Prova pure di non entrare. Tanto, la tensione c'è. Arrivi a questo punto. Poi uno di voi sta fuori, siete in due voi? Sì. Uno sta in proprio qui, uno fuori. Ci siamo tutti? Siamo legati. Oh mamma mia, ma siete impazzite, facci fare una roba del genere. Io collasso fra un po'. Oh mamma mia. Oh mamma mia. La morte. Aspetta, che ho già visto. Ho già visto, okay. Tutti abbiamo puntato quello lì. Ma proprio questo. Sì, sì. Ma non è che c'è il via? C'è, esiste un via? Non so, esiste un via. Ma c'è un via in cui l'ho visto, l'ho visto. Sto facendo finta, sì? No, adesso fate pure intanto. Faccio finta di niente, sì sì. L'entusiasmo è pochissimo. Faccio finta di niente. Fai l'entusiasmo, fai l'entusiasmo. Ma no, sto facendo bene. Facciamo pure Luca, facciamo bene. Vai, vai, vai. Santo di Dio. Io qua esco senza soldi. Ah, qui c'è la morte. Addirittura. Vorrei già interrompere perché siete nel momento, come dire, dei selfie e dei telefonini. Alcuni di voi già li conosco. Ciao ragazzi, come state? Benvenuti. Gli altri li conosco molto volentieri quest'oggi, perché io sarò il maestro di cerimonia questa sera. Venite anche pure qua, tanto siamo... No, anche questa posizione è un po'... Capito? Perché? Espira... Ce ne leggo, ce ne leggo. Allora, innanzitutto mi presento io, così riusciamo a conoscerci. Io sono Daniele Battaglia e vi ringrazio anticipatamente, so, per aver accettato il nostro invito per essere qui questa sera. E ci tengo a informarvi che anch'io come voi sto scoprendo, anzi ho appena scoperto ciò che tra pochissimo vedremo. Quindi insomma è un appuntamento questo molto speciale, pensato solo per l'Italia, che va a unirsi a una serie di appuntamenti dedicati al Fourth Friday. Manca veramente insomma poco, a meno che il mio orologio non sia sbagliato. Voi che orario fate? È un orario bellissimo. È ufficialmente venerdì, grazie, possiamo dirlo. Senza applauso, siamo all'interno del Fourth Friday. Quindi possiamo comprarlo. Lo possiamo comprare? Tutto il mondo. Quindi io sono carico, non so, voi siete carichi? No, per niente. Quando finisce che dobbiamo andare via. Va bene. Siamo tutti carichi perché questa è una occasione speciale. Infatti non so se qualcuno di voi, appassionato come me, ha già dato un'occhiata. Lui ne vuole comprare 20, quindi è meglio che lo levo. Che sta affidando in questo momento la diretta, che è iniziata con un unboxing a Sydney in Australia, è proseguita poi in Giappone, Stati Uniti, Europa e insomma la grande attesa del finale appunto di questa streaming è a San Francisco alla Lucasfilm. Stasera però celebriamo il lancio globale dell'attesissimo e incredibile assortimento di prodotti Disney Store dedicati appunto al settimo episodio della saga Star Wars, Il risveglio della forza. Mi raccomando che poi vi interrogo. Sappiamo tutto. Ci vediamo di più. Ecco, e in contemporanea insomma da proprio mezzanotte i prodotti sono disponibili anche online su Disney Store online. Da mezzanotte 30 invece fino alle 2 di mattina, al termine di questo piccolo evento privato, il negozio aprirà eccezionalmente al pubblico per permettere ai fan di essere insomma
tra i primissimi a vedere la nuova linea di prodotti e anche di fare i primi acquisti. Mettiamoci d'accordo, io sono il presentatore e io sono il primo questa sera. Non iniziate a spingere perché io sono davanti a tutti per fare i primi acquisti. Scommetto che anche voi, insomma, sarete subito dietro. Non dire cazzate. In questa zona è tardissimo, dovevi dirlo prima. Insomma, le celebrazioni presso i Disney Store continueranno per le intere giornate di oggi, quindi il 4, 5 e poi il 6 settembre, e si trasformeranno nello Star Wars Family Weekend. Gli appassionati potranno prendere parte a attività di addestramento, le vie della forza, e imparare a usare la forza e migliorare le proprie abilità con la spada laser. Ok, assistere a una serie di attività e dimostrazioni di prodotti e ricevere in omaggio gadget realizzati per la speciale occasione in tutti i Disney Store. Chiudo e poi iniziamo. Nella giornata di quest'oggi, quindi venerdì 4 settembre, molti negozi selezionati anticiperanno l'apertura di un'ora per questa importante, in questo importante appuntamento. La cosa che mi preme dire è, io come voi scopro le cose adesso, voi siete informatissimi o volete delle indicazioni dettagliate? Sì, facciamo una cosa, interagiamo insieme. Di che se tipo? Se qualcuno sa qualcosa, di che tipo? Lo dica di adesso. Di che tipo? Per sé. In che senso? Di ciò che avete scoperto sul settimo episodio. Avete sbucciato, sì. Avete avuto informazioni. Ecco, quello che diciamo questa sera è tutto ufficiale, quindi niente, quindi dobbiamo tacere. Delle ufficialità importanti. Se volete iniziamo, partiamo? Vabbè, sì. Un po' di entusiasmo? Sì. Santo Dio! Ci tenevo. Allora, venite verso la forza, in questo caso, verso di me. Vabbè. Ma quanti ne possiamo prendere di questi? Questa è una cosa che sono un bel po' di subito anni che ci tenevo a fare. Venite. Ci ho avuto il così, no? Sì. Possiamo solo qua, mettetevi pure qua. Mettetevi, attenzione. State da questa parte, anche là in fondo. Scusate, ma sono anni che mi sto preparando a un momento così, io sono un grande appassionato e ci tenevo a dire luce. Grazie. Allora, prima che io vi dica qualcosa di importante, qualcuno di voi ha già riconosciuto qualche personaggio? Sapete tutto? Vi sentite di interagire? Sì. Cioè, sì, se c'è bisogno, sì. No, nel senso che... Nel senso che posso utilizzarti come possibile test. C'è bisogno, è dal 31 ottobre, che 2012 che non ci sto più dentro. Cercando informazioni, sì. Un po' come tu. 2012, sì. Allora, adesso darò delle informazioni, insomma, abbastanza dettagliate, però mi piace un po' giocare anche con voi, quindi in particolar certo. modo con te giocheremo anche insieme, anche con gli altri. Da chi partiamo? Vogliamo partire per ordine di importanza in questo caso da qui a qua o avete delle preferenze? No, va bene come... No. Sì. Qualcuno dici di voi tu. Invece non ha la più pallida idea di che cosa sta per accadere? No, in effetti no. Ok, va bene, mi fa piacere. Allora, iniziamo intanto con quelli che vedete che sono i costumi, questo l'avete senz'altro visto. Ogni costume rappresenta un personaggio, come avrete notato. Io partirei da... quello più vicino a me, per comodità, in questo caso. Qualcuno sa dirmi come si chiama questo soldato? Stormtrooper del primo ordine. Ok, grazie, va bene. Insomma. Capitano. Stormtrooper del primo ordine, fedelissimo dell'impero, Star Wars 7 è stato modificato leggermente nel design. Okay. Leggermente è un po' diminutivo. Leggermente però, nel design. Vi do quelle che sono le caratteristiche. Il costume comprende maschera, con reticolato nella zona oculare, tuta con stampe senza cuciture e rilievo, tre pauldrons, che sono che cosa? Scusami? Che sono gli spallacci, che cosa sono? Il pauldron? Sì, cosa servono? A per il grado. Per stabilire il grado, quindi tu le sei già tutte, però lo chiedo, quello rosso è per? Capitano. Ufficiale. Ufficiale, okay. Sì. Quello nero non risponde più del tempo. No, scusa, sono drogato io di sta roba qui, non è che. Ok, come vedete. L'hai già prenotato. Sì, quello nero, invece. Non dico più niente. Sergente. Quello bianco, capo squadra. Squad leader. Scusami. Io dopo vi farò fare selfie con quello che volete, ve lo dico subito. Andiamo avanti. E scopriamo a questo punto un altro personaggio che. Ovviamente per chi è appassionato come me già ha avuto modo di conoscere, ma se abbiamo qualcuno che è preparatissimo non c'è nessun problema.
andiamo per onore del vero, dovrei andare da questa parte, perché dovrei dare o da questa parte, dovrei dare la precedenza, ma qualcuno di voi sa chi è? Sì. Sì. Non è te. Una ragazza. Chi è che ha detto una ragazza? Sono fuori concorso. Siete fuori concorso, sì, alla mostra. Esattamente sì. Capitan Phasma. Phasma, bravo. Mi vergogno, non rispondo più. Capitan Phasma, personaggio femminile. Sì. Alta quasi 2 metri. Alta quasi 2 metri, ovviamente questa è una rappresentazione. 1,92. A capo del primo ordine, veste un'armatura riflettente simile a quella appunto dello Stormtrooper che abbiamo visto. I soldati del primo ordine si sottometteranno al potere di questa nuova imponente figura del Capitan Phasma. Tutta argento, accompagnata da una maschera con reticolato nella zona oculare, cintura, un mantello staccabile e presenta stampe senza cuciture in rilievo. Anche qui foto quanto ne volete. Andiamo un po' più velocemente, andiamo sempre per ordine, in questo caso... Rey. Hai voglia di Rey. Perfetto. Personaggio femminile, protagonista, Star Wars 7, Risveglio della Forza, indossa vestiti a brandelli, inclusa una sciarpa intorno al collo, un visore, che è una parte dell'elmetto, in questo caso sono una parte, abiti che l'aiutano a sopravvivere nelle intemperie del deserto di Jakku. Sicuramente avrete notato gli occhiali e il copriscarpe. La cosa molto ma molto importante è che la tunica è dotata di pantaloni, maniche staccate, calzari e occhiali. Chiudo in questo caso. Questo è particolarmente fatto bene. Non è male. Mi piace, sì, molto carino. Chiudo, me ne manca solo uno. Lui fa finta di vedere, lì c'è un imbucato, qualcuno là dietro. Chi è che l'ha detto? Ok. Kylo o Kylo Ren, questo dipende dalla pronuncia, è uno dei nuovi personaggi introdotti in Star Wars 7, Risveglio della Forza, comanda le missioni di primo ordine dei Cavalieri di Ren, che lo seguono appunto il lato oscuro della Forza. Indossa il cappuccio nero, mantello, una maschera scura, brandisce una pericolosa spada laser, non lui, non vi preoccupate, ma magari la vedremo, che ha costruito da solo. Kylo Ren appare per la prima volta nel teaser, avete senz'altro visto, di Star Wars Episodio 7, Risveglio della Forza. Il costume di Kylo Ren, per bambini ovviamente, trasforma il giovane apprendista nel misterioso guerriero oscuro dell'ultimo capitolo della saga di Star Wars. Mantello lungo fino alle caviglie, dotato di pantaloni, cappuccio removibile con velcro, maschera con reticolato oculare, guanti, maniche con nervature e cintura. Adesso, se volete, potete prendere le maschere che sono dietro ai personaggi e fare anche i selfie che volete in questo momento fare, se vi sentite di intraprendere uno dei 4 personaggi che vi ho in questo momento. Non abbiate la paura, chi è che vuole? Vai, fatelo, sapete, vai, vai. Non abbiate paura. Troppo che mi metto Phasma. Fatelo, lo sapevo. Ah, la Phasma spinge fa. No, Jason. Sì, sì. In ginocchio. Spacco, vero? C'ho la gamba che è alla metà della sua, ma spacco. Puttana, se spacco. Faccio il selfie con me stesso in versione bambina. Proprio che mi escludono i ragazzi. No, lo tengo. Appena l'abbiamo visto, non riesco a staccare. Ma eravamo in 3-4, no? Se ci guarda, buttarci una roba lì. No, non ci ho guardato adesso, sono in palla totale. I caschi. Non ho ancora visto niente. Perché sgaramente. Guardate i caschi. Dai, è una cazzata. Ci sono i caschi. Ma veri? Sono lì giocando, sono fatti bene. Ma la spada croce dove cazzo è? Ci deve essere. Sono... C'è solo una versione giocata. C'è la versione giocattolo che è la... Ah, sì, non c'è la cicciona. Però perché ci sono i pupazzi lì davanti? Hai visto? No, non l'ha visto. Si dice che ci sia in versione olograma, si parla di un flashback, una roba del genere, dai, ci sarà, ci deve essere, ha sempre detto.
sennò che sta cosa sei, dai. Eh? Sennò che cazzo di sta cosa. Hanno detto quella stessa cosa. No, stanotte facciamo il no. Time lapse. No. Sì, no, io questi qui aspetto che c'ho una base che spende il 20% in meno, quindi è perfetto. Tanto li devo prendere tutti in una botta sola. No, anch'io li prendo tutti in una botta sola. Ma dove li prendi il 20% in meno? È il negozio da cui mi rifornivo quando ero nato. Che ci sono ritornato, allora col club ha fatto una convenzione, capito? Sì, sono anche quelli che sono benissimo. Scusate. A dire la verità, ho seguito un po' le cose. Adesso sembra che la celebration a Londra ci abbiano chiesto di più. Vabbè, questo è un plasticone, sì, questa roba. Cioè. È arrivato il momento di terminare i selfie e le foto e ci spostiamo nella prossima zona. Per i capelli. Amedeo. Se vuoi tenerti la maschera, sappi che Carlo Johnny Click, in questo caso, sei già il secondo che la vuole comprare, perché il primo sono io. Sì. Ci siamo? Sì. Spostiamo più avanti. Saremo. Ci stanno. Se vuoi fare il tentativo tu, se ci conosciamo, a dire la parola luce, prova. Luce. Funziona. Ok, grazie. Era perché ci conosciamo da solo. Allora, aspetta, forse qualcuno è rimasto indietro. Sì, mi sposto un po'. Mi metto Talking action figures. Come avete visto, qua abbiamo due personaggi, ovviamente, e due tipologie diverse. Loren che abbiamo appunto visto prima, questo trooper appunto che abbiamo anche visto prima nel suo costume. Ci tengo a darvi solo le dimensioni. Per quanto riguarda Kylo Ren è alta quasi 37 cm, ok? Sono action figure, quindi vuol dire che sono action. Ok, se che muovono. Token vuol dire che possono anche parlare, perfetto, vedo che ci siamo tutti con l'inglese, facciamo un figurone perché già sarà una sorpresa. Se qualcuno vuole può anche provare, ci sono addirittura, per quanto riguarda il nostro Stormtrooper, 15 frasi del film attivabili, basta schiacciare sul petto. Che tra l'altro sono spoiler, perché sentire questi parlare è la prima volta, attenzione. Attenzione, perché hai colto nel segno, cioè per la prima volta si sentono frasi del film. Basta schiacciare, è un mini spoiler, non ve lo voglio dire, quindi petto e spalla. Ok? Stessa cosa anche per il personaggio di Kylo Ren, e si può attivare sul petto. Sentite? No. Anche per la prima volta si sente la voce, eh? You know what I come for. Devo comprare. Lo so, che per gli appassionati di questo momento. Ma la voce è molto figa, però. La voce è veramente molto figa. Se volete sentire e provare ognuno di voi che cosa dicono e che cosa. Dov'è che si prende? Schiacci sul petto. È come le altre 30 euro. Io tutte. Anch'io. E quindi è inevitabile che queste non vengano a casa con me. Qua ce ne sono addirittura 15, adesso vuoi spoilerarle tutte, te lo dico. Allora, vedi quelle pacchette che stanno aspetti a mettere la bambina? Allora, come vedete, ci sono anche dei dettagli che potete notare per quanto riguarda la spada, per quanto riguarda il personaggio che viene citato. Ok. Qualcuno che vuole provare l'ebbrezza di sentire le frasi? Ho detto I am your father, ho sentito bene? È mio padre. Puta. Ormai la voce è fighissima. Attenzione, ci spostiamo. Mi sono spoilerato. No, però è tutto il contrario di quello che mi aspettavo da un personaggino così. Per copiare e sentire tutte le frasi che vengono dette, però ci sarà. Ci spostiamo nella prossima zona, se mi seguite.
schiacciare all'infinito per capire. I Black Series? Alberto, ci sono i Black Series, non li so. Uccidete. Allora, non uscirò più vivo. Chi è che questa volta mi aiuta con la parola magica? Scusate, che sono anni che la volevo dire. Vai, coro? Prego. Luce. Luce, grazie. Funziona, è incredibile, basta dire luce e siamo. Die Cast Figures. Allora, in collaborazione con la Lucasfilm, io ogni tanto vi darò delle indicazioni perché sappiate che potrei utilizzare queste informazioni anche più avanti. Sì, la Black Series, perché ci vuole molto con lei. Sono Black Series da 6 pollici. Star Wars, una linea premium di action figure dei personaggi iconici del mondo delle Guerre Stellari. Questa esclusiva collezione è meticolosamente progettata e realizzata in metallo. Okay. Non sono i Black Series. Ok. Per i fan appunto di Star Wars qui no, vediamo no, no. Rey, avete riconosciuta? Sì. Okay. Chi è? Cioè, c'è qualcuno che è? Rey, attenzione però con il drone BB-8. Ok. Capitan Phasma e un Flame Trooper che vedete qui, che cos'è? Un reparto speciale di Flame Trooper di molti, che con le loro armi incendiarie possono trasformare qualsiasi di battaglia in un campo infuocato, infernale. Allora, ricordo che nella versione diecast sono disponibili anche Kylo Ren, Finn, che non abbiamo visto ma che sicuramente adesso riconoscerete. Si può prendere uno in mano per provare? Tra pochissimo te lo faccio addirittura toccare. Buttala, se lo tocco! Ovvio di metallo. Okay. E ricordo appunto che nella versione diecast sono disponibili Finn, lo Stormtrooper, che abbiamo visto prima, e se qualcuno ha la curiosità del perché si chiama oppure viene etichettato come diecast, è perché indica proprio il processo di colata metallica, che è una cosa molto particolare. Appunto, le figure sono in metallo, le puoi toccare da questo momento. Vai. Punti armati. Sono anche pesanti. Madonna, se pesano. È piombo. Spettacolo, queste sono questo vincono tutto. Sono anche smodabili poi tra l'altro. Come se fosse una sorta di... Sono 6 pollici sono. No, è fighissima. Non sono della... Ah, che meraviglia, guarda che meraviglia. Guarda. Ci portiamo nella prossima zona. Se mi sentite, domanda. Sì. Sì, ok. Sì, la sai. E comunque sì. Ci portiamo un po' più avanti, se mi seguite. Ho capito, la linea di Store, così la Hasbro si incazza. Ok. Abbiamo una parte, ragazzi, lo so, qua vi do veramente qualche minuto di più, sarò più veloce io, anzi se mi raggiungete perché non voglio perdere troppo tempo e chiedo anche la luce. Oh, ragazzi, qua veramente sarò veloce. Spada laser usata da Kylo Ren, ha una lunga lama di colore rosso e sopra l'elsa due piccole lame rosse che utilizza come guardia. La spada è stata introdotta nel primo... del trailer appunto di Star Wars episodio 7 Risveglio della Forza, e anche nel secondo trailer, quello che è uscito il 28 di novembre, si vede appunto Ren che accende la spada nel mezzo di una foresta innevata. Non so se avete fatto caso, sicuramente sì. Entra nell'azione appunto di Star Wars episodio 7 impugnando, amici lo devo fare, erano troppo anni che aspettavo questo momento, impugnando appunto la spada laser. Io vi voglio solo, tra poco anzi ve la lascio immediatamente, senza tra poco, Laila, il solito è il momento importante. Attenzione, se vuoi ti dico che ci sono, attenta alle lame trasversali, che sono esplosive del mistero cattivo. Luci rossi, suoni sensibili al movimento, ok? E impugnatura con i dettagli. Quella che ho visto nelle preview. Passatela, passatevela anche tra di voi perché è un'ebbrezza unica, lo so che c'è un momento che non potete perdere. E provate anche a utilizzare il movimento della spalla. Vai. Aspetta. Ma solo roba.
Ah, io capisco. Vuoi toccarlo? Sei preso? Sì, sì, sì. Sì, perché sennò non voglio rischiare di rimanere senza di sto. Riprendo la spada, a meno che Telus non voglia utilizzarla ancora. E la riprendo, ci spostiamo leggermente più avanti. E vorrei che ci spostassimo proprio più avanti qua, se mi seguite, dove vedete questa teca, che è particolarmente sensibile. Questa vi consiglio veramente di avvicinarvi, perché è un momento molto molto importante, perché siamo di fronte, come avete già avuto modo di vedere prima, al nostro BB-8. Ma vorrei anche introdurvi e quindi chiedervi se ci ruotiamo di 90 gradi da questa mia posizione. Vi vorrei introdurre Stevie, con un applauso se potete. Bella Stevie, grande Stevie. E come vedete ha nelle sue mani il BB-8 e adesso, per la gioia delle nostre orecchie e soprattutto per la gioia di tutti quanti voi, vedremo in azione BB-8 nelle mani di Stevie, che essendo americana ci descriverà le caratteristiche di questo incredibile amico. Guardate pure, avvicinatevi anche leggermente senza entrare, vi prego, nella zona dove si muove. Allora, come potete vedere, esiste una app con la quale Stevie sta cercando di gestire i movimenti del nostro BB-8. L'app è scaricabile ovviamente già da oggi, ok? E ci sono all'interno, in questo momento lei vi sta facendo vedere come è facile da pilotare. C'è un semplice pulsante nel quale, spostando a destra e a sinistra, su e giù, riesce a fargli fare questi movimenti, come potete vedere. È utilizzato con i comandi vocali. C'è anche un po' di rumore, scusate, ma non è così facile. Hey BB-8. Hey BB-8. Cioè, puttana, santo Dio. Come vedete qui, vabbè, quelli come il fan della saga. E nel frattempo, mentre vi distribuiscono queste cose, io ringraziandovi della partecipazione e ricordandovi che, insomma, come vi ho già detto, ogni mattina all'apertura in ogni Disney Store si celebra l'inizio di una nuova speciale cerimonia. Guarda, faccia felice. Anche questa notte, eccoci qua, finita la serata Disney Store, concerto, serata memorabile. Abbiamo visto un sacco di gadget nuovi, però quasi tutti marcati Disney in realtà, quindi c'era roba loro, escluso il famosissimo BB-8 della Sfero, che ci siamo aggiudicati, nel senso che in realtà sembravano svaniti nel nulla, poi ne hanno tirati fuori ancora, quindi non c'è pericolo. Probabilmente sul sito ufficiale Disney potrete tranquillamente trovare questo fantastico gadget al modico prezzo di 170 bobbe. Figo, c'era tanta gente, forse me ne aspettavo di più, ma no, forse me ne aspettavo di meno. Ha senso questa cosa che ho detto? No, sono le 2, adesso mi toccano 3 ore di macchina per andare a casa e alle 8 si va a lavorare. Comunque, come? C'è la macchina da 7? Vabbè, intanto che cerchiamo di prendere un taxi, fighissima. Vi saluto, ci vediamo, mi raccomando, Lega Nerd, Empira, Lego Star Wars Addicted. A proposito di Lego, non c'era praticamente niente, c'era solo il Magnum, ovvero il Ray Speeder, c'era solo quello, mentre mi hanno detto che alla Mondadori invece c'erano altri set, ma poco importa, perché da domani saranno disponibili bene o male sul Lego Shop e sui negozi online. Mi raccomando, seguiteci sempre, Lego Star Wars Addicted, Empira e Lega Nerd, a Marek Mend. Followatevi, mettete like e condividetevi il più possibile. Ci vediamo la settimana prossima. Buonanotte.